Buongiorno e bentrovati. Nella chiacchierata di oggi, perché oggi sarà una chiacchierata, non sarà il solito video con il cavallo e le solite lezioni, vi voglio spiegare un concetto abbastanza importante e abbastanza ricorrente, che è quello dell'essere efficaci senza diventare aggressivi. Se vogliamo, è una delle nostre più importanti sfide quando lavoriamo con i cavalli, perché essere efficaci a volte significa dover mettere più energia in quello che facciamo, e quando noi siamo più efficaci, cioè quando noi mettiamo più energia, spesso e volentieri, soprattutto all'inizio, soprattutto quando non abbiamo fatto un buon allenamento mentale su questa cosa, diventiamo anche più aggressivi. Oppure, per non diventare più aggressivi, decidiamo di non fare mai troppo, e questo poi porta a altri problemi, perché ci troviamo in difficoltà, rimaniamo fermi, non andiamo avanti, non sviluppiamo il nostro cavallo, cadiamo in un senso di fallimento o di frustrazione che ci tira indietro, ci tiene indietro, e piano piano diciamo che poi dopo non siamo capaci, perdiamo fiducia in noi stessi o peggio ancora nel nostro cavallo. Quindi essere progressivi è strettamente collegato all'essere efficaci, e l'essere efficaci è strettamente collegato al non essere aggressivi. Quindi adesso vediamo se riesco a darvi un po' qualche informazione e soprattutto farvi riflettere su alcuni concetti, ma questo tra un attimo. Una delle sfide più importanti che si trova ad affrontare uno studente Parelli è quella di essere efficace nelle richieste che fa il proprio cavallo, senza però diventare aggressivo e quindi andare a mettere in pericolo il rapporto che tanto duramente ha conquistato. La cosa che sicuramente ci può far piacere apprendere è che il problema in questione è un problema largamente diffuso, e chi pensa di non averlo è perché probabilmente non si è ancora cimentato nel portare la preparazione del proprio cavallo ad un livello più elevato. Ciò che voglio dire è che se ho un cavallo preparato a 7 in una scala da 1 a 10 e le mie richieste sono sempre al di sotto del suo livello, è facile che non mi scontri mai con il problema. Ma quando cominciamo a chiedere di più perché vogliamo spingere il cavallo fuori dalla sua zona di comfort, aumentare il suo livello di preparazione e competenza, ecco che cadiamo spesso nel problema di non essere efficaci oppure di diventare aggressivi. Il concetto di essere efficaci e di mettere più forza in quello che facciamo è strettamente collegato nella nostra mente da predatore. Perciò, quando il cavallo non risponde alla nostra richiesta come noi vogliamo e decidiamo di salire di fase mettendo più energia, ecco che quell'energia in più che mettiamo porta con sé anche una parte di aggressività. È come se la forza e l'aggressività fossero collegate. Se divento aggressivo e rabbioso, metto più forza, ma anche se reagisco con più forza ad uno stimolo esterno fastidioso, automaticamente divento anche più aggressivo. Non è colpa di nessuno. È la nostra natura che ci fa essere così. La rabbia è una delle emozioni di base, come ad esempio la gioia e la tristezza. Essa si manifesta quando ci sentiamo frustrati e insoddisfatti ed è determinata dall'istinto di sopravvivenza. Essa sopraggiunge tutte le volte in cui dobbiamo difenderci da una situazione ostile. Ad esempio, ci arrabbiamo quando al lavoro ci danno da fare un compito che non ci piace e che non vogliamo fare. Oppure se il nostro cavallo, dopo 10 volte che gli chiediamo di allontanarsi da noi, continua ad entrare nel nostro spazio per chiedere del cibo o per grattarsi il muso. Quando chiediamo al nostro cavallo di mantenere il trotto per l'ennesima volta, lui torna al passo o peggio va nel galoppo, ecco che il nostro senso di frustrazione sale e ci pone davanti a un bivio, a una scelta: non fare nulla o fare qualcosa. Ci sono persone che sanno che se a quel punto provano a fare qualcosa, lo farebbero con rabbia e perciò preferiscono non fare nulla, precipitando ancora più nella loro frustrazione. E ci sono altre persone che invece decidono di fare qualcosa, ma facendosi travolgere dal senso di rabbia,
che la frustrazione ha innescato. Purtroppo entrambi gli scenari non sono positivi, perché se nel primo il cavaliere ne esce amareggiato e sconfitto con un profondo senso di fallimento, nel secondo le cose possono mettersi veramente male, perché il cavallo può sentirsi minacciato ed avere reazioni anche molto energiche e pericolose, e se questo può essere gestito in qualche maniera da terra, diventa difficile da gestire da sella. Ma allora come possiamo diventare efficaci senza essere aggressivi? La rabbia, come abbiamo detto prima, è una emozione e come tale non possiamo eliminarla, o almeno non possiamo eliminarla del tutto. Ma quello che possiamo fare invece è spogliare la rabbia del suo vestito e lasciare solo l'energia che arriva con essa, la determinazione. La determinazione, quella sì che è utile. Noi dobbiamo direzionare l'energia che arriva con la rabbia privandola della sua parte negativa, il rancore. Essere efficaci nelle nostre richieste è proprio questo, mettere il focus, la nostra attenzione ed anche la nostra energia in quello che stiamo facendo, anche se questa è una fase 4, ma senza rancore, senza emozione, come se un attimo dopo potessimo abbracciare il nostro cavallo e fargli tante coccole. Essere efficaci significa agire con determinazione ed energia, ma pensando nella nostra mente, lascia che ti aiuti a comprendere meglio cosa ti sto chiedendo. Ecco di nuovo l'importanza delle parole che facciamo risuonare nella nostra mente. Ci ho fatto anche un podcast un po' di tempo fa sull'importanza delle parole, magari andatevelo a recuperare. Ed ancora una volta, vedete quanto è importante allenare il nostro cervello a fare la cosa giusta, attingendo anche dall'energia delle nostre emozioni, ma con l'atteggiamento giusto, quello di portare il nostro aiuto al cavallo per permettergli di capire meglio ciò che stiamo chiedendo ed ottenere quella risposta a livello che vogliamo, che siano dei passi indietro più veloci piuttosto che dei passi laterali più precisi o quella partenza al galoppo da fermo senza argomentare sul nostro comando. Lo so, tutto questo richiede allenamento ed esercizio, ma la buona notizia è che ci renderà migliori anche in tante altre situazioni della nostra vita quotidiana, e non solo quando giochiamo con i nostri cavalli. Bene, spero che anche con il video di oggi sia riuscito a farvi riflettere un po' su tutti quegli ingredienti che portano un horseman a essere tale. So che diventare un horseman non è l'ambizione di tutti e probabilmente solamente pochissimi di noi riusciranno un giorno magari a diventare veramente degli horsemen, però non è tanto l'obiettivo ma è la strada che è importante, perché ci permette di crescere e di diventare delle persone migliori, non solo, come avete visto, non solo con i nostri cavalli ma anche nella nostra vita di tutti i giorni. Spero che troverete il tempo di riflettere un po' su quello di cui abbiamo parlato oggi. Fatemi sapere nei vostri commenti le vostre riflessioni, e se vi piacciono i miei video mettete un like, iscrivetevi al canale, e se volete anche qualche informazione in più potete anche abbonarmi ed accedere ai contenuti riservati agli abbonati. Grazie di nuovo e ci vediamo la prossima volta. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road.